Ciao a tutti ragazzi, e come al solito top 10. In questo caso vedete già la serie di mod riguarda le olive e ho una brutta notizia da darvi, nel senso è più anche un po' un resoconto. Mi dispiace che si sono impegnati, diciamo, per quanto si siano impegnati, magari ad alcuni sembra poco, ad altri magari sembra tanto. Comunque è una novità che hanno inserito le olive e sinceramente non è che siano andate un granché. Ci sono alcune mod da vedere, per carità, altre, lo dico subito, sono, come dire, intercambiabili, perché essendo che c'è la categoria uva e abbiamo già visto il caffini vale sia per i filari di uva che per quelli delle olive, quindi molte mod in sé valgono per entrambi, però è un peccato vedere, insomma, che non ci sia stato tanto interesse né dal pubblico ma tantomeno dai modder. E quindi vediamo 5 mod in questo caso, anche perché ripeto 5 o forse anche sì dai 5 mod potreste benissimo mutuare dal video dell'uva senza nessun problema. In questo caso MTNZ modding con questo Vila, è uno spam di concime, qua lo vediamo solo PC ma perché c'è il marchio Vila. Esiste anche la versione Lizard, quindi non preoccupatevi. Ripeto nuovamente, sì, è nella categoria Manual Spreaders, però capite che è specifico per queste colture, quindi uva e olive. È inutile che la categoria sia qua, perché in campo aperto cosa fate con questo? Praticamente oserei dire nulla. Come esisteva la versione di pianto i filari a larghezza variabile dell'uva, c'è per PC e console anche delle olive, come vedete 3,20 m, 25 eccetera, fino a 5 metri addirittura, quindi insomma potete poi tranquillamente farci anche in autostrada probabilmente. Ecco, forse l'unica cosa che non ha tanto preso il discorso olive, per il fatto che almeno in Italia così siano fatte a filari. Ma c'è una soluzione anche a quello. PC e console, Raul Cristi di WSR Modding Sur ha pensato all'ombrello. Vedete qua, praticamente l'umbrella è già segnalata. PC e console, ripeto, ormai è uscita che sono più di 2 anni. E cosa fa? Dovete piantare voi, un placebo normalissimo, la pianta, diciamo, l'olivo in campo, dove volete. E poi vi viene fornito da attaccare a un front loader praticamente l'ombrella, che è uno scuotitore in primis, e dopo l'ombrella serve appunto a raccogliere le olive che cadono. Ecco, questa sarebbe stata una cosa interessante che fosse stata sarebbe stato il caso, insomma, che fosse stata implementata all'inizio del gioco, nel senso proprio da Giant stessa hanno voluto pareggiare, sfruttare più o meno gli stessi sistemi sia per uva che per olive, però le olive avrebbe avuto un po' più senso però far così, ma alla fine c'è la mod, tra l'altro PC e console, quindi insomma ci si può divertire tutti. Rino Agro Cigarron Pack del caro amico Caleruega Modding Design, solo PC ma perché è marchiata Rino Agro, però c'è anche la versione Lizard. Lui pensa nel 99% delle sue mod c'è sempre una versione, diciamo, Lizard che accontenta tutti. Molto interessante perché sono dei rimorchietti a scarico alto, diciamo, quindi sono due come vedete, e entrambi insomma riescono a scaricare, potete scaricare anche sul tetto delle case fra un po', e servono ovviamente da effetto polmone, quindi in campo siete con questo, poi vi avvicinate o si avvicina colui che è addetto ai trasporti, diciamo, rapidi su strada, e viene appunto riempito. È come un auger wagon, passatemi il termine, ma più o meno siamo lì. Ottimi, e anche questi, ripeto, grapes and olives, quindi insomma tutto il discorso uva ed olive, ve l'ho presentati qua, potevo presentarli di là, ma alla fine poi qua non presentavo più nulla. Ricordo che siamo quasi a fine video, che potete benissimo, ricordo, mutuare tanti attrezzi delle olive all'uva e viceversa. E solo PC da Black Ice Modding, Rinieri Biodynamic,
praticamente attrezzature per il diserbo meccanico. Almeno qualcuno, ripeto, ha pensato, perché anche guardando su kimmods.net, ma alla fine la categoria mod per olive punta 4 mod in croce, cioè capiamoci. E quindi questo è quanto. Devo chiudere così con 5 offerte, anche se ricordo andate pure a prendere altre mod, non so, ad esempio il Caffini, per dirne una, dall'uva, che tanto va benissimo anche fra gli ulivi. Io oserei dire che, visto che sono poche mod, non c'è pace fra gli ulivi, passatemi la battuta. E cari miei ragazzi, anche ad oggi siamo a fine episodio ed abbiamo visto una delle tante categorie di Farming 22. Ditemi la vostra, io vi ho detto la mia, questo è quello che pensavo, ovviamente non è legge, lo sapete, e mi auguro, insomma, di trovare voi nei commenti, che mi dite, insomma, anche voi cosa pensate di tale categoria, se avete idee, proposte, cambiamenti, insomma, fatevi sentire, che è importante sia per me, ma soprattutto rendetevi conto che sarà importante anche per chi questi video li guarderà più avanti, perché troverà la mia classifica, più anche voi che magari contribuite. Quindi sentitevi liberi, insomma, di dire la vostra. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fate i bravi e ricordatevi del nonno Nixo, sia per i video sia anche quando magari andrete ad acquistare qualcosa sul sito Giants con il codice NICO87. Detto questo, ripeto, fate i bravi, che ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!